Ciao, sono Barbara. In questo video proverò a spiegarvi come fare dei cartamodelli in modo semplice e pratico, senza bisogno di ricorrere a calcoli complicati e dispersivi che spesso si trovano in rete. Con il mio metodo non avete bisogno di ricorrere a squadre e misuratori curvilinee per determinare le corrette misurazioni. Questo metodo mi è stato tramandato da una lunga tradizione sartoriale, la cui efficacia ha resistito nel tempo. E così, come l'ho imparato io, lo passo a voi. Buongiorno a tutti. In questo video andremo a cucire il nostro corpetto con scolla B incrociato e collo alla coreana. Allora, qui ho preparato tutto quello che mi serve: i due pezzi dello scollo a B, il mio collo alla coreana, che poi andremo naturalmente a cucire, e il mio corpetto. Ho segnato dietro, sono segnate le mie pence, quello che devo fare, perché a me serve che sia sul lato dritto. Come prima cosa, andiamo ad attaccare le nostre strisce del collo. Ho piegato le nostre strisce, va bene? Le tengo anche queste sul dritto, quindi le ho stirate, le ho piegate in due. Naturalmente ho lasciato tutti i margini che dovevo lasciare e vado ad attaccare queste mie strisce appunto sullo scollo. Io ho fatto un piccolo segno, non so se voi l'avete fatto. Naturalmente questo era il pezzo di collo dove andava attaccato, no, questo pezzettino che abbiamo tagliato, va bene? Quindi inizia da dove inizia, io vado a fare il segno, ok? Come volete, con uno spillo, con un segnetto, come volete, col gesso, con la matita, e poi vado ad attaccare la mia striscia proprio da quel punto. In questo modo metto lo fermo, metto tutti gli spilli ecco qua, e anche lo faccio direttamente dall'altro lato, quindi anche da questa parte, se voglio, vado a mettere la mia striscia, faccio segnetto da dove deve iniziare e attacco anche da questa parte. In questo modo. Adesso faremo a un centimetro, perché abbiamo lasciato un centimetro di margine, a un centimetro faremo la nostra cucitura e andremo un centimetro sotto, più sotto del margine, ok? Quindi non proprio qua dove finisce la stoffa, ma un centimetro sotto, e anche da questa parte. Andiamo alla macchina da cucire. Allora, mettiamo sotto la macchina a un centimetro punto dritto e iniziamo a cucire. Facciamo un avanti indietro e poi a un centimetro facciamo tutta il profilo. Arrivati dove c'è lo spillo, cioè proprio all'angolo della cucitura, vado un centimetro più giù e poi faccio un avanti indietro. Perfetto. Cucio anche l'altro lato.
inizio da sotto, faccio un centimetro più giù, faccio un avanti e indietro e inizio a cucire. Ok, ora posso togliere gli spilli. Adesso farò due tagliettini in diagonale verso la cucitura che io ho fatto l'avanti e indietro, praticamente dove ho iniziato. Quindi vado a fare due taglietti, uno da un lato e uno dall'altro, così. Vado a girare in dentro le mie due strisce. In questo modo le vado a incrociare, a sovrapporre, ok? In questo modo le sovrappongo. Dopo che ho fatto, vedete, due taglietti, si gira questa parte e posso sovrapporre le mie due strisce in questo modo. Adesso vado a fare una cucitura qua, praticamente dove inizia la cucitura che io ho fatto. Vado a unire, ok, in questo modo, in orizzontale, vado a fare questa cucitura. Quindi prendo il mio lavoro in questo modo, ok, quindi ci sarà anche dietro il pezzettino di un centimetro che avanza, e vado a fissare, vado a cucire questa parte. Quindi da angolo a angolo. Ok. Perfetto. Vedete? Ho fatto la mia cucitura da angolo a angolo. E anche da questa parte è stato fermato. Ok? Perfetto, adesso questa parte vado a tagliarla, questo pezzo in più che mi avanza, ok? Vado a tagliarlo un centimetro sotto, in questo modo. Ok, tolgo l'avanzo. Ora posso fare il mio zigzag tutto intorno, va bene, per così fermare la nostra stoffa, nel senso che così non sfilaccia più, va bene, faccio il mio zigzag. Iniziamo a fare il punto per bordare per gli sfilacci con lo zigzag. Ok, adesso puliamo da tutti i fili, quindi tiriamo via tutti i fili che crescono. Perfetto. Ok, adesso possiamo anche andarlo a stirare, va bene, e poi facciamo il nostro collo, assembliamo il nostro collo. Ora andiamo a prendere il nostro collo. Abbiamo quindi i due pezzi, va bene? Mettiamo dritto contro dritto. Mettiamo i due pezzi in questo modo. Quindi la curva va in giù del nostro collo, le punte vanno in giù. La parte sopra
non la cuciamo. Quindi andiamo a cucire il laterale un centimetro e tutta questa parte sotto. Quindi la parte sopra dopo rimarrà scucita. Poi andremo a girare il nostro collo. Metto gli spilli per fermare il mio collo e poi vado a cucire. Un'altra cosa, io non l'ho fatta, ma se volete potete anche mettere la teletta adesiva per rendere più rigido il vostro collo, ok? Quindi se volete potete anche stirare la teletta adesiva. Andiamo a cucire il nostro collo a un centimetro o il margine che avete lasciato. State a un centimetro sopra, ok? Quindi dopo del profilo e cucite tutto intorno. Bene, adesso andiamo a girare il nostro collo. Se vogliamo possiamo anche togliere questi angoli che fanno spessore un pochettino, tagliamo un pochettino anche da questa parte. E giriamo. Ci aiutiamo con l'angolo della forbice o di qualcosa per tirare fuori. Ok, e anche da questa parte. Ecco qua, in questo modo, e adesso lo andiamo a stirare. Adesso andiamo ad assemblare le spalle, quindi prendiamo il corpetto dietro e lo attacchiamo, lo cuciamo alle spalle col davanti, ok? Sempre al margine che avete lasciato, io ho lasciato un centimetro. Quindi a un centimetro faccio sempre un avanti e indietro per fermare il lavoro e poi faccio tutta la spalla. E anche dall'altra parte. Ok, facciamo anche qua lo zig zag. Ok, e anche dall'altra parte. Puliamo dai fili in eccesso. Ora, dopo che abbiamo cucito le nostre spalle, prima di attaccare il collo, andremo a
togliere quel pezzettino in più della striscia, quei 4,5 centimetri che ci servono appunto per andare a modificare l'arrotondamento del nostro collo. Praticamente dovete fare come in foto. Quindi prendiamo il collo che abbiamo stirato, prendiamo una parte e andiamo a metterla all'inizio della nostra striscia. Se abbiamo cucito un centimetro dopo, appunto per lasciare lo spazio per la cucitura. Quindi attacchiamo piano piano intorno con gli spilli. Anche da questa parte andiamo ad attaccare il nostro collo all'inizio perfetto. Adesso che abbiamo attaccato tutto intorno, andiamo a cucire. Con la macchina, quindi prendiamo un lato, e a un centimetro cuciamo. Ok, togliamo tutti gli spilli, puliamo sempre dai fili . Ok, ora abbiamo cucito il nostro collo, vedete? Tutto intorno. E adesso andiamo a ribatterlo da questa parte, a cucirlo da questa parte. Metto in dentro il mio orlino, il centimetro che è avanzato, ok? Vado leggermente un millimetro sotto la cucitura, ok? Perché quel millimetro poi mi servirà per cucirlo da questa parte e quindi andiamo all'interno della cucitura che abbiamo già fatto, quindi tra il tessuto del corpetto e il collo, sulla piegatura della cucitura andremo a ribattere. Quindi qua mi serve che sia un millimetro sotto, così si prende anche questo lato. Quindi andiamo a mettere gli spilli anche da questa parte, tutto intorno al collo. Ok, ora mi metto proprio in mezzo alla cucitura del collo e vado
tutto intorno, in mezzo, piano piano. Posso mettere questo, posso lasciare questo piedino o mettere anche l'altro apposta. E piano piano tolgo lo spillo. Ecco qui il nostro corpetto con scollo a V incrociato. Vedete? Qua è stato tutto cucito, ribattuto. Qua dentro la cucitura, quindi non si vede. Poi se volete anche ribattere fuori potete farlo a 2-3 mm, così per... come ricamo, diciamo, va bene, ma se no, se volete una cucitura nascosta, questa è. Ok, quindi abbiamo cucito tutti i nostri pezzi, assemblato il nostro corpetto, il nostro collo alla coreana, che poi se volete potete fare anche, qua ci sono le punte, ma voi potete anche spuntarlo e potete farle anche rotonde, Questo è a vostro gusto personale. Va bene, io vi volevo mostrare più che altro come si cuciva il collo a V incrociato. Adesso non ci rimane che fare tutto il resto. Va bene? Se ti è piaciuto lascia un like e iscriviti per non perderti i prossimi video. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e ci vediamo presto nel prossimo video. Grazie!